Ci vedremo quando riprenderà i programmi, finalmente potrò criticarla di nuovo. Quando li riprende i programmi, scusi, se l'avete chiusi? Ma come faccio a riprendere se ci avete sbattuto fuori a tutti? Io spero che faccia col prima possibile, almeno avrò il gusto di criticarla. Ma come faccio a fare un programma se mi avete sbattuto fuori? Ma voi l'avete chiuso, non ha fatto una critica, voi avete chiuso un programma. È andata avanti. Non è la conquista di un governo, ma è la presa del potere. Io ho sempre sostenuto, e l'ho scritto nei miei editoriali, che in questo senso la loro concezione è tecnicamente rivoluzionaria. Tecnicamente. Rivoluzionaria nel senso thatcheriano e reganiano del termine, ma anche qualcosa di più. È come se ci fosse l'anno zero. Cet homme est président du Conseil italien. J'ai tout. La télé, les journaux, je fais des lois comme je veux. C'est tout, eh. Ah, oui, je suis fasciste. Oui, il est le problème. C'est bien le fascisme. C'est fun. Va fan culo tout. Une catastrophe comme ça peut arriver chez nous, en France. Vedi, in casa mia avevano l'abitudine di rilegare le annate dei quotidiani. Quando ero molto piccolo, mi arrampicavo sulla biblioteca di mio padre e tiravo giù questi libroni. Con i giornali rilegati di tutto un anno. Mi ricordo che leggendoli mi domandavo ma come facevano a non vedere? Perché all'inizio c'era una quantità di gente che poi sarebbe passata all'antifascismo e addirittura alla resistenza che invece partecipava, diceva delle cose miti dicendo ma adesso tuttavia l'Italia è ancora una democrazia e cose di questo genere. E vedendo questi giornali mi sono fatto un'idea di come nasceva il fascismo. Girando di fascicolo in fascicolo, di quotidiano in quotidiano, io vedevo nascere il fascismo come se fosse un fumetto. Il secondo numero era più fascista del primo, il terzo era più fascista del secondo, il decimo era immensamente più fascista dell'inizio del volume. Alla fine dell'annata di giornali rilegati c'era il fascismo. Quello era il periodo in cui la vera persuasione era intimidire, spaventare fisicamente. Adesso la vera persuasione è intimidire o spaventare psicologicamente, in modo che tu capisca che ne va della tua carriera, ne va del tuo futuro, ne va dei posti che potrai avere o non avere, vedi della gente molto premiata, ti vedi molto emarginato e scegli di stare dalla parte giusta. Dopo il Parlamento europeo e la Federazione internazionale della stampa, anche l'ONU nel 2005 esprime grande preoccupazione per il restringersi della libertà d'espressione in Italia. Freedom House, un importante osservatorio internazionale, colloca l'Italia al 77° posto nella classifica mondiale sulla libertà d'espressione dopo diversi paesi sudamericani e africani. Spiega che l'Italia era un paese libero fino al 2002 e diventa semilibero nel 2004. Il regime acquista punti quando chi si deve opporre sta zitto. Ecco, pensare che stando zitti, che sopportando anche le offese minori alla democrazia, non dico le deportazioni o gli assassini, ma appunto gli episodi di censura, le prepotenze contro i singoli individui, pensare che opporsi significa alzare troppo la voce, abbassate i toni, eccetera, e poi dà forza al regime nel suo senso di impunità. Questo è proprio l'esperienza storica. Possiamo elencare tutti i casi di censura che hai raccolto nel tuo libro, tanto per dare un'idea? Beh, i casi personali li conosciamo e sono, diciamo, ne hanno colpiti alcuni per educarli tutti e quindi da Biagi a Santoro, da Luttazzi a Freccero, da Sabina Guzzanti a Paolo Rossi. Ci voglio più soldi, ci voglio più soldi, ci voglio più soldi, ci voglio più soldi, ancora più soldi. Io ho preso queste farse di Molière e le ho adattate alla nostra realtà. Sono uno di voi, non dovete mai dimenticarvelo, uno che stava lì dove state voi e adesso sta qui dove voi non starete mai. Sono qui, però, soprattutto... Mandano la prima puntata. Abbiamo fatto quasi 1.200.000 all'una di notte. Il giorno dopo mi ha chiamato l'ANSA, io stavo provando, chiedendomi come mai avevano sospeso il secondo atto.
Io ho chiamato in Rai, nessuno mi sapeva dire perché. Prima hanno detto che era blasfemo, il primo comunicato ANSA. Il secondo comunicato hanno detto perché usavo un linguaggio troppo forte. Crediamo nella libertà. La libertà in tutte le sue forme molteplici e vitali. Perché anche togliere la libertà, cazzo, è una forma di libertà. Solo che io per la prima volta ho deciso, per rompere il cerchio del censore che censura, il censurato che urla, di trovare, come stai trovando te, una, di non lasciare che la cosa si diventasse. E quindi ho deciso di querelarli. Ferruccio De Bortoli, che è la vittima eccellente anche nella carta stampata, hanno voluto stabilire il principio che se vogliono cacciare il direttore del Corriere della Sera, pur non possedendolo, lo possono fare. Ma io ho lasciato la direzione del Corriere della Sera ormai da un anno ed è stata una scelta del tutto personale. E non è un mistero che io abbia avuto dei problemi con il Premier, non è un mistero che gli avvocati del Premier insistano nel portare avanti alcuni processi. Questo devo dire che lo trovo dal punto di vista della patologia del sistema abbastanza significativo. Purtroppo da noi avviene questo fenomeno assai sgradevole, cioè chi non la pensa come me fa parte naturalmente del campo dei nemici, quindi è per forza alleato di chi ce l'ha contro di me, e non si accetta l'idea che esistano dei professionisti che svolgono serenamente, tranquillamente e qualche volta coraggiosamente il proprio mestiere. Abbiamo perso il Corriere e la democrazia italiana ha perso il suo più grande giornale, perché il giornale è perso. Io so chi lo dirigerà, è una persona onesta e per bene, ma non è come era il mio amico Ferruccio. È uno scandalo che abbiano licenziato il povero Biagi. Mi sento, scusate, ma... Se io sono capace di mangiar via Biagi e Santoro, figuratevi voi che contate molto, molto meno, siete tutti condannati, nessuno può alzare un dito, nessuno può alzare il sopracciglio, perché Berlusconi è spietato. Ci siamo poi dedicati ai casi di censura quotidiana, al TG1, nei GR. E spesso il direttore dice ai giornalisti: guardate che mi è arrivata una telefonata, questa cosa non si deve più vedere. È successo sempre, è questione di dosi. Ma con questa gravità? Con questa violenza non era successo mai. Intere notizie date, che non vengono date. Oppure l'immaginazione, no? La priorità delle notizie è scelta con criteri che non sono giornalistici, ma rispondono a logiche diverse, di carattere più politico. E poi a casi di censura, diciamo, strutturale, come quella di La Sette, preventiva in qualche modo, cioè dato che La Sette potrebbe essere una televisione libera, noi la ammazziamo subito nella culla in modo che così non potrà essere libera, e quindi la facciamo comprare da uno che poi teniamo sotto scacco, gli facciamo dei favori, lui ce ne fa a noi, insomma ce la tiene bassa e non ci chiama quelli che noi abbiamo cacciato dalle altre sei televisioni, perché sennò è inutile. È felice il presidente che nasca una televisione indipendente in Italia? È felice, presidente? Ma che diavolo di accidente sta dicendo? Ma come? È una TV commerciale? È una vergogna! Ma come una vergogna? Presidente, una TV commerciale vive! TV commerciale di quale? Eh? Commerciale di mia o commerciale di qualcun altro? Di qualcun altro! Allora scusi! Sì, ho capito! C'è un conflitto di interessi, ma come? Ma come c'è un conflitto? C'è un conflitto di interessi! Ma come c'è un conflitto? Ma presidente! O c'è democrazia o c'è censura, non possono coesistere le due cose. Allora se fosse stata censura quella dei vari Santoro, Biagi, Luttazzi, Tagliafico, Rossi, eccetera, 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 eccetera. Ma dico, i nostri parlamentari tutti, ma si sarebbero inghiodati ai sensi. Ma si sarebbero stragliati in terra, avrebbero fatto lo sciopero della fame! E perché allora i nostri parlamentari fanno ancora tanta fatica a chiamare la censura col suo nome? Diciamo, in questo momento la RAI
registra una